Se avete cliccato su questo video è molto probabile che almeno una volta nella vita vi siate chiesti se aveva senso ottenere un prodotto di carte Pokémon sigillato per una potenziale rivalutazione futura. Bene, perfetto. Se questo è il vostro caso, allora questo è l'unico video di cui avrete bisogno da adesso in poi per fare le vostre decisioni. Oppure, certo, potete continuare a fidarvi di personaggi dubbi solo perché vi sono capitati su TikTok. Io non giudico nessuno. Ma comunque dai, tralasciamo questi scherzi e andiamo dritti al punto. Nei prossimi minuti, infatti, vi racconterò l'unico ragionamento che dovete fare per capire le potenzialità di un set di carte Pokémon nel lungo termine. E questo vi richiederà veramente 2 secondi del vostro tempo. Quindi adesso, senza indugi, partiamo! Chiaramente però, prima di cominciare, vi ricordo che il negozio che consiglio per tutti i vostri acquisti di carte Pokémon, ma non solo, è sempre Fantasia Store. E se usi il link in descrizione più il codice WISH5 al checkout, ti porti a casa tutti i tuoi acquisti con il 5% di sconto. Questo però non si applica sui prodotti già in promozione. Ora dai però, arriviamo subito al succo del discorso. E siete pronti a scoprire questo segreto? Facciamo così. Cosa hanno in questo momento in comune 151 e Zenith Regale? E ovviamente, al momento effettivamente, qualcuno potrebbe rispondermi che hanno in comune il prezzo, ovvero la crescita del prezzo abbastanza esplosiva che stanno avendo negli ultimi mesi. Certo, sicuramente questo è un punto in comune, ma perché tutti i prodotti di questi set stanno salendo di prezzo? Beh, il segreto è riassumibile in 2 parole, ovvero collezionabilità organica, che tradotto significa semplicemente che la gente vuole collezionare questi set e che c'è molto interesse verso una o più carte comprese dentro a queste espansioni. Poi, certo, l'iperinflazione specifica di Zenith 151 degli ultimi tempi è dovuta anche a tanti altri fattori e alcuni di questi possono anche essere ricreati tramite attività non propriamente collezionistiche. Dai, facciamo qualche esempio. Le persone che fanno sparire di proposito tanto materiale dal mercato per far crescere artificialmente i prezzi sono quelli che in questo momento stiamo chiamando i manipolatori. E questo sicuramente contribuisce a far crescere esplosivamente i prezzi. E poi ovviamente ci sono anche quelli che acquistano tutto ciò che riescono a prezzo di listino e rivendono subito sul mercato secondario al prezzo triplicato o decuplicato. E questo l'abbiamo visto pochissimo tempo fa proprio con il restock dei bundle di 151. Qualcuno li ha comprati in massa a 36 euro dalle edicole per poi rivenderli a 70, 80 euro su Vinted. E questi chiaramente sono i cosiddetti scalper. Eppure quello che fanno queste persone riesce solo ad accelerare un po' la crescita di questi prezzi che comunque si sta verificando. E il semplice motivo qual è? È che questi set hanno la famosa collezionabilità organica. La maggior parte della gente li ama, li vuole collezionare e adora le carte al loro interno. Altrimenti, se fosse così tutto artificiale, come mai queste persone non riescono a far salire di prezzo tutti i set? Giusto? Loro si insinuano in una scarsità di offerta sul mercato proprio perché questa scarsità è dovuta al fatto che i collezionisti comprano naturalmente questi prodotti per aprirli. Quindi, com'è che facciamo a stabilire se un set ha il cosiddetto X-Factor, ovvero questa collezionabilità organica? Beh, basta solo rispondere a una domanda che mi pongo sempre. Tra 5 anni ci saranno ancora tante persone disposte ad aprirlo prezzi permettendo? È veramente molto semplice, ma è la pura verità. Scommetto infatti che un pacchetto di 151 a prezzi base, anche tra 10 anni un collezionista ti direbbe che sarebbe prontissimo ad aprirlo. E se fosse a 8 euro... probabilmente anche. E se fosse a 10 euro, beh, probabilmente anche in questo caso. E lo stesso vale per Zenith Regale. E se vogliamo tornare ancora più indietro, vale la stessa cosa per Evoluzione Terre, per Regno Glaciale, per Gran Festa e per qualsiasi altro set che conosciamo molto molto bene. Questo meccanismo però, come penso che già lo sappiate, non è sicuramente valido adesso per un Fragore Ribelle o un Guardiani Nascenti, perché anche se ci fossero queste bustine a 5 euro qua davanti a me, preferirei sinceramente aprirmi un Corona Astrale, che per riferimento futuro è l'ultimo set uscito in questo momento. Ci sono set che a parità di prezzo anche nel lungo termine verranno sempre preferiti rispetto alle nuove scelte e altri invece che probabilmente verranno relativamente dimenticati. Ehi ehi, fermi tutti un secondo. Se vi sta piacendo questo video, non è che magari avete voglia di lasciare un like? Ora però la questione è un'altra.
Tu nello specifico hai le competenze per rispondere a questa domanda dei 5 anni? Perché è proprio qui che casca l'asino per molti. Infatti, per poter rispondere devi prima di tutto essere tu stesso un collezionista. Devi vivere e respirare questo hobby, devi partecipare alle community. Oppure, certo, puoi giocare a fare l'investitore e il manipolatore senza renderti conto che nel lungo termine stai solo perdendo il tuo tempo. Guardate che io sul serio rispetto chi investe in questo hobby con testa. Io stesso sono un grandissimo fan del prodotto Sealed, ma quello che vedo in giro nel 2024 è... beh, non mi piace e credo che sia addirittura pericoloso. E peraltro queste considerazioni, regole e consigli che volano non hanno nulla a che vedere con gli investimenti. Anche perché se non hai una genuina passione per il brand e per le carte, che diavolo stai facendo qua? Cioè, non converrebbe investire in un mercato regolamentato che magari è addirittura forse più semplice da capire? Chi investe in Pokémon sa che questo è un mercato volatile, complesso e rischiosissimo. Quindi, appunto, se non ti piacciono queste carte, non immischiarti, secondo me. Questa è un po' la situazione. E se siete seriamente interessati al mercato Pokémon anche dopo queste mie parole, restate sintonizzati. Fate un passo indietro e dimenticatevi per un attimo dei guadagni. Aprite pokelector.com e andate a guardare tra i set più recenti quali sono quelli che vi piacciono di più. Comprate qualche pacchetto e un album e iniziate serenamente a provare a collezionare. Poi potete entrare nel mio gruppo Telegram, il link è sempre in descrizione e al primo commento, e potete iniziare a interagire e fare domande con oltre 6700 utenti. E dopo qualche mese riprendete il portafogli in mano, mettetevi i vostri occhiali a forma di dollaro e provate di nuovo a farvi quella domanda dei 5 anni in relazione a qualsiasi set modern. Ecco, vi garantisco che se avete fatto tutto e avete lasciato passare il giusto tempo, quella domanda per voi sarà la cosa più semplice del mondo e sarete a tutti gli effetti diventati dei veri investitori. Perché ricordiamo che investire è tutta un'altra cosa. Questi sono pezzi di carta brillanti. E ora però ecco lo stunt del video. Ho scritto dentro a questo foglietto il set che secondo me tra un anno potrebbe essere già salito significativamente di valore. L'ho sigillato, l'ho datato e ora lo metto qua alle mie spalle. Sarà mio compito quindi tra un anno esatto andare a fare il gran reveal di quello che ho scritto dentro a questo foglietto, così da potenzialmente sembrare sul serio un profeta degli investimenti qualora il prezzo fosse veramente salito. E anche se alla fine non dovesse verificarsi questa crescita di prezzo, beh, considerate almeno questo. Almeno non l'ho detto apertamente in pubblico. Anche perché questo genererebbe una crescita di prezzo artificiale. E magari appunto di questi prodotti ne ho 10, 20, 30 già acquistati e indovina qual è il primo che ci guadagna? E ora, dai, perché non provate anche voi a fare questo gioco? Scrivete qui sotto nei commenti qual è, secondo voi, il set che tra un anno potrebbe avere una crescita interessante e discutiamolo insieme, perché potrebbe venire fuori un esercizio di stile anche divertente. E adesso, se siete arrivati fino a questo punto del video, innanzitutto grazie e prestate ancora un po' di attenzione perché devo dirvi una cosa che mi ronza in testa. Questi video discussione o anche le tier list o anche i video dove analizzavo proprio tutte le uscite, a me piace tantissimo farli. Ma è anche vero che il grande tempo impiegato contro i risultati che ottengono spesso mi fa proprio desistere dal farli. Quindi ultimamente mi sto chiedendo se ci fosse qualcuno interessato ad ottenere almeno un video a settimana proprio come questo qui con l'abbonamento al canale al tier Mint, quindi a quello di 4,99. Fammi sapere la tua, perché questo potrebbe essere effettivamente il primo motivo valido per abbonarsi a questo canale, salvo la semplice voglia di supportarmi, e per quello comunque ringrazio ogni giorno.